Che giornata è stata ieri? Si è vinto, che lavoro hai dovuto fare? Come ho detto prima di partire, sapevo che dovevo mangiare un po' di vento, però insomma con un capitano come Wout si lavora sempre molto volentieri e alla fine è riuscito anche a finalizzare il lavoro di squadra perfetto, perché ovviamente oltre a me anche tutti gli altri componenti della squadra hanno lavorato alla perfezione. Abbiamo creato la situazione ideale per Wout di attaccare sul Bosberg, e è andato fino alla fine come un treno, e insomma, è meglio di così non poteva partire. Uno che scende dal Teide 5 giorni prima, già vincente, da morale. Sì, lui, sia lui che Roglic sappiamo che sono molto metodici su questo e molto pronti già subito dopo un ritiro in altura. Sì, insomma, eravamo confidenti che si potesse far bene, però sai, è una corsa, specialmente una corsa qua in Belgio, è sempre una grossa sorpresa, no? Può succedere di tutto, dall'incidente meccanico alla caduta, tutto quello che se ne segue. Ieri è andato filato tutto liscio e bene così. Squadra olandese, come si festeggia una vittoria? Ma è come penso tutte le altre squadre, abbiamo fatto un bicchiere di vino, anche perché poi oggi si va da correre ancora, quindi non si poteva proprio esagerare, ecco. Oggi che corsa ti aspetta? Forse oggi una corsa può essere ancora più aperta, si pensa sia allo sprint, ci sono dei gran bei velocisti ovviamente, però è un percorso che diciamo che si addice ad attacchi da lontano, comunque azioni che possono aprire completamente la corsa. Sarà da capire anche un po' se il vento giocherà un ruolo particolare durante la corsa o no, e quindi direi che è una corsa tutta da scoprire. Ce lo siamo già detti ieri, il primo giorno da cerchiare per te la crono d'apertura della Tirrena. Sì, sicuramente da quando si è saputo che la prima tappa della Tirrena è una crono, l'ho giochiata subito in rosso. Diciamo che sì, insomma, dopo Valencia ho preso il Covid anch'io, quindi ho perso un po' di tempo, però cercherò sicuramente di farmi trovare pronto, e comunque come sempre in ogni crono darò il meglio che posso in quel momento, e quindi vedremo un po' come andrà. Grazie.